Koji Yamada, un uomo che fin da giovane ha sempre compiuto le scelte sbagliate e purtroppo queste sue decisioni lo porteranno a compiere degli efferati omicidi. Ma quali sono stati i passi falsi che lo hanno portato su questa strada e soprattutto chi erano le vittime di questi suoi omicidi così morbosi? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Anche oggi tratteremo un nuovo caso di cronaca nera giapponese. Io spero che questo caso vi possa interessare. Se volete altri casi come questo, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e commentare qui sotto. La storia di oggi ci porterà fino ad Osaka, una città famosa per la sua atmosfera e anche per la vita notturna. Alcuni la considerano la Napoli del Giappone. Ed è anche il luogo dove hanno avuto origine il famoso piatto giapponese chiamato takoyaki. E sarà proprio vicino a questa città che troviamo un 45enne di nome Koji Yamada, in particolare nella città di Hirakata. Koji è nato il 4 aprile del 1970 e viveva nella città appunto di Hirakata, nella prefettura di Osaka. Crescendo, Koji era sempre stato un ragazzo solitario. Suo padre lavorava in una panetteria, mentre la madre lavorava nel settore alberghiero. Dal momento che entrambi i suoi genitori avevano dei turni lavorativi estremamente lunghi, Koji purtroppo non ha mai avuto molto tempo da spendere con loro e ha avuto un'infanzia molto solitaria. E sua madre era stata più volte rimproverata proprio dal proprio figlio per essere troppo negligente nei confronti di questo giovane ragazzo. Questo ha portato Koji spesso a girare per il quartiere da solo, anche a tarde ore della notte, alla ricerca di una qualsiasi forma di intrattenimento. Immaginatevi, era un giovane ragazzo senza amici e con dei genitori che purtroppo non avevano mai tempo per lui. E inoltre nessuno degli altri ragazzi voleva giocare con lui e anche i genitori di questi bambini erano piuttosto diffidenti. Forse probabilmente era proprio questa diffidenza che ha portato anche i loro figli a stare alla larga da questo ragazzo. Sembrava proprio che tutti lo evitassero in ogni circostanza. Uno dei motivi per cui veniva evitato era soprattutto anche per via delle condizioni della sua casa. Gli altri genitori pensavano che vivesse comunque nella sporcizia. La casa infatti di Koji era stracolma di spazzatura che si poteva vedere anche dall'esterno dell'abitazione. Questo era dovuto un po' ai turni di lavoro dei genitori e un po' anche al fatto che non riuscissero ad organizzarsi purtroppo, però questo era proprio motivo che portava altri genitori a evitare appunto di avvicinarsi a questo ragazzo. Addirittura uno dei vicini è andato anche a lamentarsi alla polizia per via dell'odore che proveniva da quella proprietà. Grazie ad alcune ispezioni è stato scoperto che l'odore era dovuto a un gatto che era morto proprio all'interno della proprietà di questa famiglia. Il tutto era piuttosto grafico e disgustoso, ma nonostante ciò e nonostante questi genitori sapessero di questo gatto che era praticamente in putrefazione, si erano rifiutati di ripulirlo. Potete capire comunque come questa educazione così, diciamo, negligente da parte dei genitori, perché non possiamo che definirla altrimenti, Koji è stato lasciato veramente a essere solo e vivere in una condizione piuttosto difficile. Lui era un giovane ragazzo all'epoca senza colpe, però purtroppo è cresciuto in questa abitazione. Lo so che è una cosa piuttosto triste e l'abbiamo vista anche con altri criminali, però a me quando tratto di questi criminali mi piace anche cercare di andare un pochino più a fondo e capire che cosa si nasconde dietro a il mostro che poi un giorno andrà a diventare questo Koji. Molto spesso ci si ritrova in famiglie magari dove i genitori hanno dato un'educazione troppo severa ai loro bambini, oppure abbiamo anche assistito a casi dove i genitori, magari uno dei due, erano alcolizzato, ma in questo caso si trattava solamente di una
negligenza, forse dovuta veramente a dei problemi economici. Però purtroppo, se magari questo bambino fosse cresciuto magari in un ambiente diverso, non si sarebbe mai trasformato nel criminale di cui andremo a parlare in questo video. Questo ragazzo comunque, dal momento che era così rifiutato da tutti, cercava di assumere un comportamento a dir poco oltraggioso per cercare di attirare in qualche modo l'attenzione su di sé, quelle attenzioni che tutti sembravano negargli. Crescendo, la sua vita non ha fatto che peggiorare, se vogliamo, perché anche durante le scuole medie non piaceva agli altri compagni. Era diventato una specie di bullo e spesso sceglieva proprio di prendersela contro coloro che erano più deboli rispetto a lui. E potete immaginare come questo lo rendeva estremamente impopolare a scuola. Infatti, so che in alcune scuole i bulletti, magari in Italia, sono quelli di solito anche che finiscono per essere più popolari, ma nelle scuole giapponesi chi si comporta da bullo solitamente viene lasciato in disparte. Ci avrà magari la sua mischia lì, la sua banda di amici un po' bulli, ma molto spesso viene proprio isolato dal resto della classe, e probabilmente questo è quello che è successo a Koji. Inoltre Koji commetteva anche dei furti piuttosto frequenti nella zona dove lui viveva, e per questo motivo è stato mandato in riformatorio. E sarà proprio qui che Koji trascorrerà la maggior parte della sua adolescenza fino a diventare un adulto. Quando è arrivato il momento, tra l'altro, di diplomarsi dalle scuole medie, ha rifiutato di iscriversi al liceo e invece ha scelto di vivere la sua vita sulle strade. Koji ha quindi scelto di unirsi a una banda di motociclisti proprio nelle zone di Osaka, finendo per compiere una serie di atti criminali per riuscire ad estorcere del denaro alla povera gente. È stato proprio in questo periodo che Koji ha iniziato a trovare altre persone con le quali poteva finalmente relazionarsi, altre persone che magari erano cresciuti in situazioni simili a lui o che magari condividevano il suo stesso rifiuto per la società. È stato proprio in questo periodo che Koji è diventato più cosciente di se stesso e ha iniziato anche a sperimentare la sua sessualità, e ha finito per definirsi bisessuale. In questo periodo lui ancora viveva assieme ai suoi genitori, ma praticamente viveva in quella casa come se fosse un hotel, andava e veniva praticamente a suo piacimento, benché era ancora un ragazzo che teoricamente avrebbe potuto andare alle superiori, quindi era molto molto giovane ancora. Lui comunque se ne andava per giorni, a volte anche settimane. Purtroppo il comportamento di Koji è finito per diventare sempre più quello di un delinquente con il passare del tempo, e benché i suoi genitori fossero stati per lungo tempo assenti, non erano assolutamente d'accordo con lo stile di vita del loro figlio. E dopo essersi confrontati con lui in più occasioni per quasi due decenni, nel 2001 lo hanno cacciato di casa. Nel 2001 ricordiamo che Koji aveva 30 anni. Ritrovatosi solo adesso e fuori di casa, Koji ha dovuto andare a trovarsi un appartamento, e riuscendo ad ottenere una cospicua somma di denaro con una serie di attività illegali è poi riuscito ad avere un appartamento in affitto. Piccola nota: affittare appartamenti in Giappone non è per nulla facile, dovete avere un garante, dovete dimostrare di avere un salario, forse anche in Italia, però un'entrata fissa, altrimenti sarà molto difficile. Nel suo caso, non avendo un lavoro stabile, quello che ha dovuto fare era pagare upfront, quindi all'inizio, un landlord, quindi un proprietario di casa, per potersi fare dare una casa in affitto. E lui è riuscito a trovare una casa proprio in questa città chiamata Neyagawa, un'area che comunque era in parte più vicino alla città di Osaka. Spostiamoci adesso all'anno 2002. Koji ha 31 anni e sta vivendo tutto da solo, e praticamente potete immaginare come già faceva tutto quello che voleva nella sua precedente casa. In questa nuova casa praticamente ancora una volta viveva come a suo piacimento, rispettando talvolta la legge, ma molto spesso no. È stato proprio in questo momento della sua vita che Koji si era reso conto che poteva cavarsela praticamente in qualsiasi modo, che riusciva a trovare una via di uscita, perché lui si era reso conto che comunque aveva fatto il bulla a scuola, ma alla fine non aveva avuto chissà che ripercussioni. Si comportava a casa sua come voleva, l'hanno cacciato, però era riuscito ad ottenere un appartamento per lui senza nemmeno lavorare realmente, ma solo con delle attività criminali, quindi si sentiva potente, anche se in realtà la sua posizione era estremamente
estremamente precaria, visto da una persona che rispetta le regole, che ha un lavoro, eccetera, eccetera, capirete bene, no? Ancora una volta, comunque, in questo 2002 non aveva più soldi e quindi ha ricominciato, ovviamente, con ulteriori attività criminali, prendendosela con coloro che erano più deboli di lui e più specificatamente con degli studenti che vivevano intorno a Nayagawa. Pensate, un 32enne che se la prende con dei ragazzini delle superiori. No comment. Nel marzo comunque del 2002, Koji, salito a bordo della propria vettura, era alla ricerca di una sua nuova vittima ed è qui che si è imbattuto in tre ragazzini delle superiori. Per poter guadagnare la loro fiducia, ha finto di essere un agente di polizia ed è riuscito a convincerli a salire sulla sua vettura. Ma una volta che questi ragazzi sono saliti su questa sua auto, li ha minacciati con un coltello, ammanettandone uno al suo sedile, e poi ha continuato a minacciare ulteriormente gli altri due ragazzi, ordinandogli di dare a lui i loro telefoni. Koji ha quindi lasciato scappare questi due ragazzi che erano seduti nei due sedili posteriori dell'auto, ma uno dei ragazzi era rimasto legato all'interno della vettura e seduto appunto sul sedile anteriore. Fortunatamente, a seguito di qualche minuto, anche questo ragazzo era stato rilasciato senza che appunto gli venisse fatto alcun danno, a parte il trauma che potrete immaginare. Hanno lasciato questo ragazzo nei pressi di alcune montagne vicino alla città di Nayagawa. Magari qualcuno di voi potrebbe pensare, dopo che ha commesso comunque queste azioni, probabilmente Koji sarà stato tranquillo per un certo lasso di tempo. Tuttavia non è stato proprio così, anzi aveva bisogno di soldi e solo 7 giorni più tardi è ritornato nuovamente su quelle strade alla ricerca di nuove prede. Si è avvicinato quindi a 2 giovani e Koji ha chiesto loro delle indicazioni stradali, dal momento che lui ha finto di non saper leggere la propria mappa. È riuscito ancora una volta a convincere 2 ragazzi a salire sul retro della sua vettura. E una volta che questi 2 ragazzi sono saliti a bordo, Koji ha tirato fuori nuovamente il suo coltello e ha chiesto ai 2 ragazzi di rimuovere la loro maglia. Dopodiché li ha bendati e ha legato le loro gambe assieme. Koji si è poi rimesso alla guida e ha continuato a guidare per diverse ore con questi 2 ragazzi legati ai 2 sedili posteriori della sua auto. Ha poi preso tutti i loro averi, portafogli compresi, e li ha poi abbandonati sulle strade appunto della città, non troppo lontano da dove erano stati prelevati. Era chiaro che anche sulla base delle vittime che lui sceglieva, che erano veramente un target ben specifico, era più interessato a attaccare queste persone in particolare più che appropriarsi dei loro averi, perché quanti soldi possono avere comunque dei ragazzi delle superiori, capirete anche voi. Era proprio una sua perversione, magari lui cercava di avere il controllo su questi ragazzi e per questo motivo cercava di farli salire magari sulla sua vettura e di spaventarli più che prendergli i soldi, secondo me, anche sulla base di quello che succederà più tardi in questo caso. Restate con me e capirete. Nelle settimane successive, infatti, ha commesso una serie di altri crimini. Una di queste ha coinvolto ancora una volta 2 giovani ragazzi, ancora una volta con le stesse dinamiche. Lui è andato da loro chiedendogli indicazioni, poi li ha fatti salire sulla sua auto. Mentre la seconda volta, questa volta, ha coinvolto solamente un ragazzo che si era affidato a Koji per un passaggio. Questa volta però era stato chiesto loro di spogliarsi interamente e commettere degli atti osceni. E nell'arco di un solo mese Koji aveva rapito, derubato e aggredito 8 studenti delle scuole superiori. Tuttavia, con la sua ultima vittima ha commesso un errore che gli costerà molto caro. Infatti, tra gli effetti personali che aveva rubato al ragazzo, vi era anche una tessera di un negozio di noleggio. Ragazzi, in Giappone ci sono ancora questi negozi di noleggio, spesso ancora si può andare da Tsutaya e prelevare dei DVD. So che in Italia Blockbuster non c'è più, però in Giappone ancora esistono. La cosa più stupida però che questo Koji è arrivato a fare è che ha utilizzato questa carta del noleggio appunto del ragazzo proprio in uno di questi negozi per prendere un film a noleggio, poco tempo dopo appunto questo crimine. Questo è stato un dato veramente importante
e la polizia è riuscita così ad iniziare delle indagini per scoprire chi fosse la mente criminale dietro a tutti questi attacchi. Sono riusciti quindi ad individuare, dopo aver parlato con lo staff del negozio, Koji appunto come il principale sospetto. Tutte le vittime di Koji hanno confermato la sua identità e il 3 aprile del 2002 Koji è stato finalmente arrestato per le sue azioni. È stato quindi condannato a 32 anni di carcere a seguito di questi 8 rapimenti, con ulteriori conteggi tra l'altro anche per la rapina, perché di fatto lui aveva anche derubato questi ragazzi, e anche per aver utilizzato un'arma contro di loro. Anche se poi non l'ha poi utilizzata, però mi ha minacciato di farlo. Koji ha quindi passato un quarto della sua vita, perché lui è entrato che era trentenne e ha dovuto passare 12 anni lì, dietro le sbarre. Molti di voi potranno pensare che questo periodo dietro le sbarre hanno permesso a Koji di riflettere sulle sue azioni in modo che non le potesse mai più ripetere in futuro. Ma purtroppo, come vedrete anche dalla lunghezza di questo video, una volta uscito, Koji ha colpito ancora, e questa volta in modo assai più grave. Nell'ottobre del 2014 Koji era finalmente un uomo libero e ha dovuto veramente faticare per riuscire a trovare un impiego dopo questi suoi anni di galera. E quindi, dopo aver lasciato la prigione di Tokushima, ha scelto di lavorare come specialista della decontaminazione di Fukushima. Ricordiamo che il disastro di Fukushima è avvenuto a Nohi, si dice in giapponese, quel giorno, che sarebbe l'11 marzo del 2011, quindi proprio a 3 anni da quando c'è stato comunque lo scoppio della centrale nucleare, e ha scelto appunto di andare a lavorare appunto come specialista della decontaminazione. Non so le estensioni di questo lavoro, però è un lavoro che molti giapponesi e comunque in generale molti preferiscono non fare per via della paura delle radiazioni. Sostanzialmente quello che lui avrebbe dovuto fare sarebbe stato recarsi in questi siti radioattivi e rimuovere questo strato superiore del suolo e rilocarlo, diciamo, in un'area che sia meno pericolosa o distante da centri abitati. E come potete capire, questo è un lavoro estremamente, diciamo, laborioso oltre che pericoloso. Koji in ogni caso non ci ha pensato due volte e ha scelto di andare a lavorare appunto in queste zone. I colleghi lo hanno descritto come qualcuno che lavorava diligentemente e sempre in silenzio. In ogni caso era riuscito in qualche modo a trovarsi una ragazza mentre lavorava in quest'area. Per via del suo lavoro non aveva molti giorni di vacanze, tuttavia ha scelto di passare il periodo che aveva appunto di queste holiday per andare nella sua città natale, quindi a Osaka. Durante il tragitto comunque si sarebbe fermato anche a Tokyo. Fukushima è una città comunque all'estremo nord, poi si sarebbe recato a Tokyo e infine a Osaka. E nel mentre stava guidando quest'auto è stato fermato, proprio per una coincidenza, dalla polizia. E all'interno della sua vettura la polizia ha trovato un paio di manette e anche un'arma da fuoco. Praticamente quella specie di pistola stordente, non saprei come chiamarla, però quella specie di armi che tu usi per paralizzare una persona e metterla giù. Koji ha insistito che era in possesso di questi oggetti solamente per difendersi in caso magari la sua macchina si fosse rotta in un'area della foresta e magari qualcuno lo attaccasse. E dal momento che l'arma non era stata mai utilizzata prima, che era ancora comunque, non so se in cerofanato, comunque non c'erano segni visibili che lui l'avesse mai utilizzata, la polizia ha scelto di lasciarlo andare. La polizia non si era reso conto che la persona che aveva fermato era proprio Koji, e quindi non è che ci ha visto così nel marcio all'interno di questa storia. Molto probabilmente se la polizia si fosse resa conto di chi aveva davanti, la situazione sarebbe stata ben diversa, perché questi erano chiari segnali di che cosa sarebbe andato poi in seguito a fare questo uomo. Tuttavia lo hanno lasciato andare alla condizione che lui rilasciasse, diciamo, la sua carta d'identità e le sue credenziali. In ogni caso, al di là di tutto, la polizia comunque l'ha lasciato andare perché probabilmente non ha verificato chi fosse anche una volta che ha preso queste credenziali. Questo Koji, a bordo della sua vettura, si è diretto in direzione Osaka. Ricordiamoci che Koji era stato rilasciato dalla polizia solamente un anno prima. Era rimasto un anno senza fare nulla di criminale, mentre lavorava appunto nei pressi di Fukushima, e quindi era tornato nella sua città natale solamente per qualche giorno.
e questi erano proprio i suoi primi giorni di ferie. Tuttavia, tornato a Osaka, è come se questo Koji si fosse trasformato e fosse tornato a essere quello che era un tempo, il criminale che si aggirava su queste strade. Sembra proprio che questi 11 anni in prigione non gli avessero fatto nulla e purtroppo la moralità di Koji non era migliorata affatto. Sfortunatamente Koji aveva infatti degli oscuri piani. Questi piani avranno delle conseguenze ben peggiori dei crimini di cui si era macchiato negli anni precedenti. Spostiamoci adesso al 12 di agosto del 2015. Era un caldo giorno d'estate in Giappone e questo ragazzo, appunto delle scuole superiori, di nome Ryota Hoshino, ha chiesto alla madre intorno alle 9 di sera di poter uscire per andare a trovare questa sua amica 13enne di nome Natsumi Hirato. I due si sono incontrati nel combini vicino alla loro casa, dove hanno preso appunto degli snack e della soda. Natsumi e Hirato avevano dei programmi ben precisi per quella serata, volevano infatti restare fuori tutta la notte. Qua li possiamo vedere da delle telecamere di sorveglianza quando sono stati ripresi all'1:13 di notte. Hanno speso la maggior parte della notte appunto attorno a questa area, un po' camminando in giro e chiacchierando e scherzando. Qua possiamo vedere delle altre immagini alle 5:09 minuti di mattina. Queste sono le ultime immagini in cui vedremo questi due ragazzi da delle telecamere di sorveglianza. Infatti, a circa le ore 5:20 di mattina sono stati fermati dal conducente di quest'auto bianca che li ha fatti salire a bordo. All'interno altri non c'era che Koji Yamada. E ancora una volta la storia si è ripetuta. Li ha minacciati con un coltello e poi imbavagliati. Questa volta però Koji non si sarebbe fermato, dato che proprio solo 7 ore prima era stato visto in un convenience store acquistare del nastro adesivo. Da qui in poi non si sa esattamente che cosa sia successo a questi due ragazzi. Immaginatevi però lo shock dei genitori quando si sono risvegliati e non hanno visto i propri figli tornare a casa. Subito è stata chiamata la polizia, che si è immediatamente messa alla ricerca di questi due ragazzi. Era stato inoltre mandato un messaggio in tutta la città e tra tutti le varie piccole koban, quindi stazioni di polizia, e la ricerca è continuata. Rapidamente si è scoperto che Natsumi aveva inviato un messaggio ai suoi amici la sera precedente, nella quale diceva che aveva intenzione di passare la notte insieme a Ryota fuori casa e stavano tra l'altro progettando di andare a Kyoto. E per questo motivo la polizia ha scelto proprio di recarsi a Kyoto per cercare nuovi indizi su che cosa potesse essere successo a questa coppia di ragazzi. Le ore passarono e si fece notte. E finalmente alle ore 11:31 del 13 agosto hanno ricevuto purtroppo delle notizie veramente strazianti. Un rapporto infatti arrivato da una società logistica locale avvisò che erano stato ritrovato un corpo in un parcheggio e tragicamente questo corpo altri non era che quello di Natsumi Hirato. È stato concluso che la ragazza purtroppo sia morta dopo essere stata soffocata. Con il ritrovamento di Hirata, questa ricerca appunto di una persona che era scomparsa si è ben presto trasformata in una ricerca per cercare di trovare chi sia stato l'assassino che ha spezzato la vita a questa giovane ragazza, e potrete immaginare il panico dei genitori di Ryoto, del quale ancora non si aveva alcuna traccia. Lavorando con le autorità, entrambe le famiglie hanno rafforzato i loro sforzi per potersi aiutare a vicenda e ritrovare almeno uno dei due figli in vita. Hanno unito i loro sforzi per aiutare a trovare Ryoto e il mostro che aveva fatto fuori la loro piccola. Ben presto le vacanze di Koji erano giunte al termine e questo Koji era già in viaggio per tornare a casa, appunto nella prefettura di Fukushima. Mentre era sulla via del ritorno è andato a mangiare rame in un ristorante che aveva trovato appunto per strada e ha scelto anche di scattare una foto e postarla sui suoi social media, dicendo che era delizioso. Qua vi includo anche lo screenshot proprio del suo messaggio. In quest'area, appunto nei pressi di questo ristorante, ci sono state varie telecamere di sorveglianza che lo hanno visto passeggiare per la città come se non fosse successo niente. Qui potete vedere. Tuttavia le sue ore di libertà sarebbero ben presto giunte a un termine, dal momento che appunto la polizia attraverso investigazioni era riuscita ad identificare proprio la sua vettura come quella che aveva portato questi due ragazzi a bordo,
e quindi potete capire che la polizia aveva tutti i sospetti su di lui e era sicuro che lui fosse in qualche modo coinvolto in questo tragico episodio omicida, perché appunto erano riusciti tra l'altro ad identificare la sua vettura anche nel parcheggio dove poi era stata ritrovata Natsumi. Qua potete vedere delle immagini appunto prese dalle telecamere di sorveglianza. L'auto infatti era stata vista essere parcheggiata proprio in questo parcheggio soltanto un'ora prima di quando era stata ritrovata Natsumi. Koji era comunque riuscito a ritornare a Fukushima, dove aveva ripreso a lavorare, anche se certo non poteva rilassarsi. E infatti, dopo solo una settimana dopo questo tragico evento, è tornato nuovamente a Osaka. Questo è stato però un terribile errore, dal momento che la polizia era proprio alla ricerca della sua vettura. Questo è un comportamento estremamente stupido, ma probabilmente lui non si era reso conto che magari la polizia già era riuscita ad identificare la sua vettura. Però potete capire che questo non era un killer particolarmente brillante, non è che fosse molto sveglio, perché già in passato aveva commesso degli errori piuttosto stupidi, come utilizzare la tessera a noleggio, e questa volta adesso rirecarsi sulla zona del delitto, insomma. E quindi, una volta che è riuscito a tornare ad Osaka, l'auto di Koji è stata individuata e in seguito pedinata proprio dalla polizia. Koji ha continuato a guidare, rendendosi conto comunque di essere seguito da questa polizia, e ha continuato a guidare fino ad arrivare in una foresta di bambù. Dopodiché ha fermato la vettura e è uscito con le mani alzate. È stato qui che è stato arrestato e l'area circostante è stata perquisita, un po' alla ricerca di quell'altro ragazzo di cui ancora non si sapeva che fine avesse fatto. In quest'area è stata ritrovata una tenda e all'interno purtroppo anche i resti di quello che ne era del giovane Ryoto Hoshino, e anche la causa della sua morte era stata appunto soffocamento. Inutile dire che Koji è stato immediatamente arrestato come sospetto di entrambi questi omicidi, e mentre la situazione comunque si rivelava proprio intorno a tutto questo caso, sembrava proprio mostrare praticamente nessun rimorso per le sue azioni. Durante l'interrogatorio inoltre Koji ha insistito sul fatto che fosse innocente. Lui si era giustificato dicendo che era un semplice autista che ha solamente portato questi due ragazzi insieme a un terzo uomo che poi li ha strangolati, e inoltre ha detto che questo uomo è stato colui che ha ordinato a Koji di disfarsi di questi corpi. Ma ovviamente non è mai stato trovato appunto questo secondo ipotetico killer. Koji non ha mai rivelato le sue motivazioni dietro a questi suoi crimini. E come potrete immaginare, dal momento che la sua difesa era estremamente debole e anche sulla base del suo passato e con una serie di combinazioni circostanziali, se vogliamo, e le prove del DNA ritrovate proprio sia su Natsumi che su questo Ryoto, Koji è stato dichiarato colpevole di entrambi questi omicidi. E dal momento comunque che questo Koji già aveva questo brutto passato criminale, e sulla base comunque di questi crimini così atroci, è stato condannato alla pena di morte per impiccagione. Ha cercato di fare ricorso in molteplici occasioni, ma ciascuno di questo suo tentativo è sempre stato respinto. Koji vive tuttora dietro le sbarre, in attesa appunto del giorno in cui la sua sentenza sarà eseguita. Ragazzi, questo era il caso di oggi, veramente una storia assolutamente terribile. Koji era un uomo malato e contorto e che è riuscito veramente a compiere degli atti assolutamente orribili nei confronti di ben 8 bambini, e dopo 10 anni, anzi 11, che era uscito di galera, ha passato un anno a lavorare per Fukushima, ancora è tornato sui suoi passi e ha compiuto dei crimini ancora peggiori di quelli precedenti. È veramente triste come a questo uomo sia stata data in qualche modo una seconda possibilità e lui l'abbia bruciata così. So che mi infervorisco per questi casi, ma quando vedo, e non si può neanche dire queste tragedie potrebbero essere evitate, però mi fa troppo arrabbiare, perché
è stato proprio una serie di sfortunati eventi che si sono uniti l'un l'altro e che hanno portato a questo risvolto così tragico. Perché voi pensate, anche solo se la polizia, quella che lo ha fermato quando questo Koji si stava recando da Fukushima a Kyoto, avesse fermato questo uomo o avesse verificato l'identità di questo uomo perché gli aveva dato le credenziali, quando vedi comunque che c'ha delle armi e anche delle manette, io due domande me le sarei fatte, capito? Se solo fosse fermato, se solo questi ragazzi fossero rientrati a casa prima, se solo questi genitori non gli avessero permesso di uscire, cioè, se solo... Lo so che non si può ragionare in questi modo, però mi fa troppo arrabbiare e mi rende veramente triste questo caso. È uno proprio dei casi che mi ha lasciato più l'amaro in bocca di quelli che ho trattato di recente. In ogni caso, ragazzi, scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, perché sono veramente curioso di sentire anche la vostra opinione. Io vi ringrazio veramente tantissimo per avermi seguito in questo video e aver scelto di passare questa mezz'oretta con me. Io spero di vedervi anche al prossimo, spero di vedervi davvero, perché adesso che sto per tornare in Giappone potrò finalmente riregistrare dei video dove mi si vede, che so che a molti di voi magari non interessa, però spero che ad alcuni di voi farà piacere rivedermi in video, perlomeno farà piacere il mio editor, che dovrà lavorare forse un po' meno, spero, perché editare questi video comunque con tutte queste immagini e clip penso che sia molto molto complicato. Quindi un grazie speciale anche a chi mi edita questi video, veramente sempre utilissimi, bravissimo, velocissimo, e io spero di vedervi appunto al prossimo video. E che altro dire, vi saluto così, ciao. この腕でギュッと君を抱くから